E a proposito di musica, c'è stato, quando abbiamo fatto la puntata, ricordate, in occasione dell'ultima serata del Festival di Sanremo, dalle ore 20 fino alle 2 di notte, abbiamo avuto tra gli ospiti Francesca Lotta, praticamente che ha cantato nel 92 insieme tra le nuove proposte Vincento insieme ad Alejandro Baldi, e poi presentandosi successivamente anche con l'anno successivo nel 1993 con Un anno di noi. E l'altra volta ricordo che Francesca ha raccontato diversi aneddoti appunto su quello che è stato un po' il rapporto artistico con Alejandro Baldi durante il sodalizio artistico. E non poteva mancare appunto in questa puntata, io l'ho pregata di intervenire, perché ricordiamo stiamo parlando appunto di teatro per non vedenti, e tra l'altro ricordiamo il punto dello spettacolo Un salto nel buio, che Tiziana Sensi ha portato in scena con il suo laboratorio teatrale al Teatro Colosseo nel mese di dicembre. Buonasera Francesca e benvenuta a Radio Roma. Ciao, ciao a tutti. Ciao Francesca, ci tenevo moltissimo a questa tua presenza, proprio perché l'altra volta hai raccontato la tua esperienza appunto con Alejandro. Sì, come no. Guarda, no, noi stiamo parlando innanzitutto qui a fianco, io ho Tiziana Sensi, che è l'artefice, insieme poi a Jerry Longo, che è il presidente appunto e non vedente, presidente del Tearca Onlus, di un'associazione appunto, si chiama Tearca Onlus, che è l'associazione che ha prodotto appunto lo spettacolo evento Un salto nel buio, che era realizzato proprio da questo laboratorio per non vedenti, che ricordo però che in qualche modo aggrega anche no, diciamo ipovedenti o qualcuno anche un laboratorio integrato appunto anche con vedenti. Innanzitutto io vi saluto intanto, mi sta ciao Tiziana, ciao e complimenti per questa iniziativa. Grazie. Senti Francesca, l'altra volta tu ci hai raccontato la tua esperienza con Alejandro. E sì. L'altra volta parlavamo di Sanremo, insomma è stata più marginale. Questa sera è proprio il tema della puntata, è proprio questo, il fatto della sensibilizzazione verso questo fenomeno, tra l'altro l'integrazione appunto delle persone, dei disabili sensoriali visibili. Mi stanno ancora correggendo perché io li chiamo disabili sensoriali perché un po' accomuna un po' tutte le disabilità, e in questo caso siamo più nello specifico, e perciò parliamo proprio di questo. Quella sera è stato un grande successo, tra l'altro ecco una cosa importante, Tiziana, dicendo da pazza, diceva prima lei, ha fatto vivere proprio per circa 5 minuti, quanto è stato quello spazio? 6 minuti. Tutti i rumori della nostra vita quotidiana in 6 minuti di buio, per poter fare in qualche modo vivere appunto la condizione di handicap. Sì, infatti, te l'ho detto, una sensazione che ho provato anch'io, perché ho voluto... Questo volevo sentirti dire. Sì, perché conoscendo insomma Alejandro, quindi vivendo un po' la sua esperienza, a parte mi sono resa conto appunto che gli altri sensi, no, delle persone o ipovedenti o non vedenti del tutto, sicuramente si acuiscono e riescono a percepire delle cose che a noi sfuggono, gli odori, i profumi, i sapori, a volte che noi purtroppo presi da tante cose che ci distraggono perdiamo, no? Tante volte. Vi racconto un aneddoto, c'erano due gemelle, due sorelle che erano nel campo appunto dell'arte, erano comunque due ballerine, che io non riuscivo mai a distinguere perché erano veramente gemelle veramente uguali. Beh, Alejandro le riconosceva perché dal profumo riusciva a capire chi era l'una e chi era l'altra. È veramente impressionante, a volte è incredibile come, ripeto, a volte forse la cecità maggiore è quella che abbiamo noi, che ci portiamo dentro, non riusciamo più a vedere, a sentire le cose, no? Come dovremmo in realtà. Diciamo sempre, noi vivere vediamo, ma non guardiamo. Sì, è vero, no? È vero. Vediamo. È vero, purtroppo siamo molto molto distratti e la vita... spesso siamo talmente presi da tante altre cose che poi perdiamo di vista la vita stessa, no? Esatto. Quindi credo sia un grande insegnamento quello di aver avuto comunque una bella esperienza con una persona che ti riporta un po' ad assaporare un po' le cose vere, comunque andare oltre, no? Oltre le cose che ci abituiamo a vedere abitualmente ma non percepiamo più veramente in fondo. Ecco, per me è stata una grande esperienza, con Alejandro, soprattutto umana, grande artista, straordinario artista, grandissimo autore, ma umanamente per me è stato veramente un approccio con un mondo che ammetto che non,
non conoscevo e ammetto la mia ignoranza, ma è stato veramente molto molto affascinante scoprire tante cose. Il coraggio, la voglia di andare oltre tutte le difficoltà, no? Francesca, è cambiato qualcosa nel tuo approcciarti alla vita in generale dopo quell'esperienza? Sì, sicuramente, appunto. Beh, io sono sempre comunque stata una persona molto profonda già di natura, però è anche vero che. È per questo che ti ho chiesto di essere ospite qui oggi, dopo Ti la nostra puntata dell'altra ringrazio, volta. però è chiaro che certe esperienze ti maturano ancora di più, no? E comunque, se ognuno di noi riflettesse sulle cose che la vita ci regala, no? Tutte le esperienze, probabilmente riusciremo a trarne degli insegnamenti e a migliorarci, quello che cerco di fare ogni volta, perché questa vita è meravigliosa, quindi va vissuta intensamente, nel senso comunque va a cercare di vivere ogni istante, ogni attimo, anche questo ho imparato, diciamo, con lui e poi con tutte le vicissitudini della vita poi stessa che ti toglie magari ma anche ti dà a volte, forse proprio con le esperienze negative spesso impariamo tante cose più importanti. Beh, Oh, no, comunque. sono una persona profonda ma mi piace anche divertirmi, perché sennò mi dice ammazzo Giusto, che giusto. Francesca, amo la c'era vita Jerry che ti voleva sicuramente. chiedere una cosa. Sì. Comunque, guarda, ti dico una cosa: si sente dall'emozione delle tue parole l'esperienza intensa che hai vissuto. Ti do del tu, scusami, Francesca. In quel periodo, credimi, avevi l'ammirazione di tutta una categoria di persone che non vedenti perché l'esperienza che vivevate lì sul palco dell'Ariston era bellissimo, in qualche modo con semplicità e con grande tenerezza, credimi, voi raccontavate una storia e infatti molti avevano ipotizzato che c'era comunque del tenero tra di voi, perché eravate proprio una fiaba, veramente, a vedervi, a seguirvi. Io vi sento proprio male, ma mi dispiace veramente tantissimo. Riesco a cogliere poche frasi, mi dispiace di cuore. Mi è sembrato di cogliere qualcosa Sì, aspetta, di Jerry, guardia. adesso ti ripete un Sì, attimo. ripeto in Sì. sintesi, se è semplicemente questo, che in quel periodo vedervi sul palco era veramente eravate un amore, era bellissimo assistere a questo sodalizio artistico tra voi due perché eravate molto molto teneri, quindi mi ricordo che molti non vedenti in quel periodo commentavano questa vostra Sì. performance con grande entusiasmo, quindi di questo ti volevo ringraziare Sì, no, personalmente. ma che scherzi, ma non c'è da ringraziare perché sicuramente per me, ripeto, è stato veramente per me un grande arricchimento, per cui devo ringraziare io il fatto di aver avuto questa opportunità, di avere questa grande esperienza, quindi è stato veramente molto molto bello. Tra l'altro abbiamo dovuto, credimi, lottare con tutta una serie di Ci credo. mentalità opposte, no? Cioè, nel senso non si credeva che per esempio potesse essere possibile una storia d'amore tra una persona che avesse un handicap e un'altra invece che non ce l'avesse, no? Questo è in fase di presentazione proprio della canzone, mi sembra, Francesca. Sì, no, Ci fu proprio. infatti con la stessa casa discografica abbiamo avuto dei grandi problemi perché il nostro produttore ci credeva tanto, ma loro no. Il Quindi abbiamo avuto pregiudizio. veramente le gravissime difficoltà per convincerli che l'amore poi non c'entra niente con il nostro corpo, ma per fortuna i sentimenti risiedono nel nostro cuore, quello per fortuna ce l'abbiamo tutti. Poi scusami Francesca, mi confermi da che mondo è mondo si dice che l'amore è cieco, quindi perché forse limiti adesso anche un po' per alleggerire i toni, ma Sì, come davvero, no. quindi Sì, assolutamente. no, ma guarda, sai quante coppie dopo la canzone Non amarmi sono nate anche appunto, tra persone che magari chiedevano un handicap e l'altro no, capito? È come se si fosse in qualche modo superato una barriera. Sì, A volte anche vero. una canzonetta, no? Potrebbe sembrare una canzonetta stupida, ma in realtà quella canzone aveva veramente un grande messaggio dietro. Ed arrivava, credimi, arrivava, Forse, arrivava. sono contenta perché veramente ancora a distanza di tanti tanti anni, perché ormai sono 15 anni, e ieri mi ha chiamato Riccardo Biseo, che è uno straordinario musicista jazz, molto bravo, il cui figlio ha 9 anni, e mi ha detto: Francesca, ti voglio far fare il figlio che ti vuole salutare perché è innamorato della tua canzone. Ho detto: ma come? Ma sei neanche nato? Eppure, Bellissimo. guarda, penso a una canzone che ancora nel tempo rimane, Sì. credo che sia una soddisfazione più grande, perché poi evidentemente al di là delle mode, le canzoni adesso nascono e dopo un mese o due non si ricordano più, forse è una delle ultime canzoni che è rimasta un po' nel cuore della gente, e non è un caso che sia diventato un successo mondiale in Vero. Italia.